Benvenuto in 50 sfumature di affitto, una rubrica settimanale e specializzata promossa dalle agenzie Solo Affitti di Desio e Limbiate. Io sono Angelo Camilleria di Smister Affitti Brianza e in questo spazio parlerò di temi dedicati alla locazione, utili a proprietari e inquilini. Ti aiuterò a comprendere meglio alcuni aspetti importanti per questo settore e faremo un percorso per capire come arrivare a proporre un immobile sul mercato e quali aspetti valutare nella scelta di un immobile. Parto subito con un tema fondamentale: come si pagano le tasse sul reddito di affitto? Quando affittiamo un immobile, dobbiamo pagare delle tasse sul reddito di affitto. In questo caso, la legge prevede che la rendita dell'immobile venga sommato al reddito personale e sulla base di questo totale imponibile si calcolano gli scaglioni IRPEF e pagheremo una certa percentuale in funzione del risultato. Ovviamente, secondo questa logica, più è alto il reddito e più alta sarà la tassazione subita. C'è però la possibilità di pagare le tasse solo sul reddito di affitto, senza doverlo sommare al reddito personale, e in questo caso l'imposta sarà pari al 21% sul canone annuo. Metti un like a questo video e nel prossimo episodio ti spiegherò a chi è rivolto questo sistema fiscale e tutti i dettagli. La tua casa frutta? Seguimi e scopri insieme a me come far fruttare in sicurezza il tuo immobile.